Passaggio in profondità per Thomas Müller, arriva il cross, Podolski, rete, la Germania è in vantaggio. Podolski, che è stato servito in mischia, festeggia al meglio la sua centesima presenza con la nazionale tedesca, porta alla nostra sinistra il gol di Podolski, applauditissimo, gol numero 44 con la maglia della nazionale germanica, il coro che ha portato tanta fortuna ai sostenitori azzurri e all'Italia nel mondiale del 2006, adesso è tutto tedesco. Gol realizzato da Podolski, che è nato da una rimessa laterale abbastanza intelligente proveniente dalla destra, un ottimo velo con Gomez che ha fatto un movimento interessante, troppo solo però Podolski sul settore opposto, ben servito comunque da un cross raso terra, una sponda prolungata proprio dall'intelligente filtro di Gomez, servito raso terra da Thomas Müller, che si è così parzialmente riscattato. Quindi in sequenza Thomas Müller ha alzato la testa, ha tentato di servire sul primo palo Gomez, ottimo velo, liberissimo, in corsa è arrivato Podolski, nulla da fare per Andersen, la Germania in vantaggio 1-0, 20° minuto di gioco qui all'Alvio Arena. Sul secondo palo tentativo di colpo di testa, chi era il pareggio? Il gol dell'1-1, bellissimo per il pareggio realizzato di testa, manco a dirlo, da Kron Deli, che è riuscito ad anticipare tutti. Kron Deli era riuscito a coordinarsi, era già andato in rete nel corso della prima partita. Kron Deli, che parte dal ruolo di esterno sinistro, è riuscito a anticipare anche il compagno Benner e a battere Neuer. Una partita bellissima, Kron Deli è riuscito al minuto di gioco numero 24, dopo 5 minuti dalla segnatura di Podolski, a superare di testa un Neuer che è rimasto in pratica basito e di sale, è saltato in mezzo a 4 giocatori in maglia bianca ad anticipare tutti. Il numero 9, Kron Deli, il giocatore del Brondby, ha colpito in pratica da circa 7 metri in posizione centrale, il cross veniva da sinistra ed è stato lui abilissimo a mettere dentro il pallone dell'1-1. Seconda rete, lo abbiamo ricordato, era stata quella decisiva, la prima nel successo danese contro l'Irlanda. A questo punto ovviamente la Danimarca sarebbe nuovamente qualificata, ma Giuseppe, se sei d'accordo, è inutile a questo punto della contesa arrivare ogni minuto a correggere e, come dire, a commentare ciò che succede, ma la serata mi pare davvero molto intensa, da quelle da tenere i nostri radioascoltatori incollati ai ricevitori, perché davvero sia a Leopoli sia a Kharkiv ci sono emozioni a non finire. Ti ridò la linea sul punteggio di Danimarca 1, Germania 1, i minuti di gioco sono 25 esatti nel primo tempo, a te. Il pallone Cristiano Ronaldo è solo, rete, pareggio del Portogallo, Cristiano Ronaldo. Vertice quasi dell'area di rigore, è salito Thomas Müller, è salito anche con il numero 14 Babde Stuber sul secondo palo, con il numero 5 c'è anche Hummels che prova lo stacco di testa, il pallone finisce fuori di pochissimo e calcio d'angolo numero 1 per la formazione tedesca, porta alla nostra sinistra, già battuto da Schweinsteiger, potrebbe tirare Podolski, cross invece, Gomez si coordina di sinistro, fuori, incredibile occasione. La partita qui è bellissima, Danimarca 1, Germania 1, la conclusione potrebbe anche essere sferrata da Thomas Müller con un tocco corto e così è, Müller tiro alto, di pochissimo alto, a sfiorare letteralmente la traversa, tocco a 3 con pallone che Khedira ha messo per il suola dello scarpino di Schweinsteiger, che ha fermato la palla, è arrivato in corsa Thomas Müller, ha scagliato un tiro interessantissimo Lamm, che è il capitano della nazionale tedesca. Un inizio al piccolo trotto, stranamente prova adesso la Danimarca a svegliarsi sul fronte sinistro, il cross di Simon Poulsen, attenzione adesso a Benner, il passaggio, Eriksen, tiro fuori, incredibile, Jakob Poulsen cosa ha sbagliato, in anticipo su tutti Jakob Poulsen ha tentato di sorprendere Neuer con un tiro angolato a superare il portiere tedesco, che si è tuffato lungo tutto il proprio 1,97 m di statura, non è riuscito neppure a toccare il pallone che ha letteralmente invece sfiorato il palo, nulla avrebbe potuto, lo ha anche toccato secondo noi il palo alla destra del portiere Danimarca, che in maglia rossa attacca da destra verso sinistra in questa ripresa e ha creato un'azione nitidissima per poter passare in vantaggio, un vantaggio che per i danesi vorrebbe dire qualificazione. E Marco Carraretto, sono gli unici, bellissimo questo abbraccio, questa scusa Barchesi, il gol di Benner, Germania 2, Danimarca 1 al 35esimo, a te.
Allora torniamo alla Scaramuzzino per la descrizione del gol tedesco e poi in linea di nuovo a Portogallo-Olanda. Scaramuzzino. E allora seguiamo le indicazioni dello studio, è stato un bellissimo gol in velocità, in contropiede per il 2-1 tedesco, con Benner che ha finalizzato un'azione velocissima tagliando una diagonale perfetta, lui che in questa partita occupa il ruolo di Boateng e quindi esterno destro difensivo, si è spinto invece in avanti, ha colpito a incrociare con un rasoterra, nulla da fare per Andersen, per Bender si tratta di una rete importante perché è la prima in nazionale, giunta alla nona presenza. Danimarca 1, Germania 2, 36esimo che scade in questo istante, accendono anche i fumogeni sostenitori tedeschi che adesso stanno però seguendo l'azione offensiva della Danimarca con Kron Deli che entra in area di rigore, non c'è fallo a giudizio dell'arbitro e quindi il rinvio affidato al centrocampista Khedira. Danimarca 1, Germania 2, 37esimo, linea Carpi. Poyer che non ha ovviamente alcuna fretta, mancano soltanto 30 secondi al termine, Germania che quindi si avvia a vincere il girone a punteggio pieno in virtù di questo 2-1 che sta maturando qui a Leopoli, fanno festa i sostenitori tedeschi, si delinea appunto un quarto Germania-Grecia, ma ci sarà tempo per pensarci, fatto sta che la Germania gioca a Danzica, era quello che voleva, un successo contro la Danimarca per continuare la striscia positiva e comunque raggiungere un risultato storico, perché le tre vittorie rappresentano comunque un ottimo viatico. Basta così, dice l'arbitro Velasco Carbaglio. Germania batte Danimarca 2-1 al 19esimo Podolski per i tedeschi, al 24esimo del primo tempo Krondeli per i danesi, al 35esimo gol decisivo di destro, una bellissima staffilata appena entrato in area di rigore, rasoterra, nulla da fare per il portiere, gol messo a segno dal tedesco Bender. Germania batte Danimarca 2-1, Danimarca eliminata, la Germania va avanti.